Subito, forza, dai. Eccoci, eccoci in diretta con la nostra riunione di redazione. Benvenuti, un saluto ai colleghi, Jessica. Un saluto a tutti. Matteo. Ciao ragazzi. Gianluca. Ciao a tutti. Stefano. Ciao. Tra poco ci colleghiamo anche con Michael Cuomo, che sta seguendo passo passo l'avvicinamento a questa gara importantissima, gara di ritorno. Milan, come ha detto Pioli, parte da un leggero vantaggio, così Stefano? Beh sì, dai, l'1-0 deve pur contare qualcosa, quindi sì. Poi comunque all'inizio del mese il Milan ha battuto 4-0 il Napoli a Napoli, anche questo secondo me qualcosa deve contare. È vero che loro recuperano Osimhen, però mancano due giocatori importanti. È una sfida equilibrata e credo che il Milan abbia tutte le carte in regola per qualificarsi. Poi vedremo che partita sarà, come si svilupperà, però ecco, non è un Milan. Sentiamo, che parte leggermente. Vediamo l'atmosfera favorito. Subito, Michael. Dov'è? Sono davanti all'hotel Vesuvio, sede del ritiro del Milan. Le ultime ore che separano, e sì, ci sono tante scuole. La gita a scuola è organizzata a vedere, esatto, il Milan. Oh, no, sono, magari. Vi dico, sono i più tranquilli che passano da qui proprio adesso. Bene, bene, è una festa comunque quando c'è la Champions, quando c'è aria di grandi. Poco fa è passata una classe. Poco fa è passata una classe, non mi chiedete la sezione, però è la seconda B, ma come fai a non conoscerli? È la seconda B, la conosco io. Cioè. Gianluca è stato lì a scuola, infatti. No, io seconda A, scusa, cantavano io tutti in coro il famoso coro "Sarò con te", no? E quindi no, c'è clima di grande festa, ovviamente. La situazione è molto più tranquilla rispetto a quella di questa notte a Luna, l'apice di quella che era, diciamo così, quanto di organizzato dai tifosi del Napoli. Le batterie di fuochi d'artificio esplose qui davanti, qualche coro all'indirizzo di Teo Hernandez e Paolo Maldini. Vi dico che il Milan da questo punto di vista era attrezzato, perché davvero ai giocatori era stato addirittura consegnato e predisposto qualche tappo per le orecchie in caso di ci fosse necessità. Le camere erano insonorizzate, a parte qualche esplosione. Tutto sommato si è riusciti comunque a passare una nottata tranquilla. Per quanto riguarda il programma, le ultime qui dall'Hotel Vesuvio, questa mattina alle ore 11 la riunione video di Stefano Pioli, che di fatto non serviva a sciogliere i dubbi di formazione, perché quelli non ce ne sono, serviva più che altro a limare quelli che sono i dettagli su come andare a contrastare Victor Osimhen. Alle 17:30, quindi, ci sarà la merenda, la consueta merenda, il consueto momento di ritrovo in sala pranzo, e poi alle 19 la partenza qui dal Maradona. Non c'è il pullman, non lo vedete parcheggiato evidentemente per Decatelare invece. Cosa? Ah no, quella magari già allo stadio come all'andata. No, non c'è il pullman evidentemente, anche per tentare di quantomeno di risparmiare le poche decine di tifosi che non sanno che qui alloggia il Milan. Molto difficile, ovviamente. Per ordine pubblico avevamo detto già ieri che aveva limitato gli spostamenti il Milan senza fare il walk around, quindi squadra da capodichino qui all'hotel. Adesso, ripeto, la situazione è tranquilla, ci sono delle persone, però guardate, ve le faccio anche vedere, ci sono dei tifosi appostati, però tutto sommato la situazione è sotto controllo. Bene, 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 quindi siamo contenti, insomma, che tutto stia andando per il meglio. Questa mattina, Claudio, addirittura su questo c'è vento, ti chiede Caronni. No, perché sì, c'è vento, è importante, C'è vento, poco fa una leggerissima pioggia, aia, però aia, un segnale. Perfetto, ma anche all'andata, però pioggia, Champions League per il Milan. Qualcosa dovrebbe voler dire. No, che stamattina qui sul lungomare, questa mattina non ha destato alcun problema di ordine pubblico la passeggiata che Daniele Massaro e Franco Baresi sono concessi sul lungomare sempre meraviglioso di Napoli, sempre affollato qui a Napoli, e quindi nessun motivo. Formazione con Calabria e Hernandez sugli esterni, con Tomori e Kier, con Krunic e Tonali in mezzo al campo, Diaz
Bennacer e Leao alle spalle di Giroud, che ha smaltito questo problema al tendine d'Achille. Salvo sorpresissime o sorpresone dell'ultimo minuto, dovrebbe farcela per la titolarità. Dall'altra parte io starei con un mini ballottaggio a centrocampo, Ndombele Elmas, perché è vero che Ndombele è il sostituto ideale di Anguissa, ma qui a Napoli alla vigilia qui a Napoli si è vissuto un po' il clima del dubbio su chi sostituirà Frank Anguissa, e quindi occhio all'ipotesi Elmas, che già all'andata era stata una sorpresa di formazione, per, diciamo così, creare un po' di scompiglio a quello che solitamente fa Tonali. La posizione di Elmas, più qualità, più spirito offensivo, potrebbe giocare, diciamo così, a sfavore delle contromosse di Pioli. Vedremo. Certo. Ma invece, scusami, che... il minutaggio di Osimhen quant'è considerato? Cioè, può fare tutta la partita ed eventuali extra o no? Guarda, sono stati interpretati nella maniera migliore possibile i 20-25 minuti che Osimhen ha giocato contro il Verona. Il segnale che hanno visto lo staff tecnico del Napoli, quelli che seguono il Napoli con più da vicino, è un segnale di un ritorno allo stato migliore della forma. Ecco perché l'entusiasmo di Napoli, che questa mattina abbiamo vissuto sui nostri canali e con le nostre trasmissioni, è così alto, è così, si fa così sentire, per due motivi. La prima, Victor Osimhen in queste condizioni. L'Osimhen col Verona è un Osimhen, seppur per un tempo limitato, ma che oggi fa pensare a un Osimhen che possa fare tutta la partita ai suoi livelli. Dall'altra parte c'è il Diego Armando Maradona. Vi dico questo, di poco fa, l'ufficialità che con ogni probabilità, io vi do l'ufficialità, poi tengo sempre aperto lo spiraglio che poi possano cambiare ulteriormente i piani, ma l'ufficialità ci è arrivata della non coreografia al Maradona, non sussistono i tempi tecnici, dalla pace con Aurelio De Laurentiis alla partita di oggi per organizzare una coreografia. Napoli è convinta che San Siro all'andata abbia fatto il suo dovere e ci abbia messo del suo, quindi vuole un Maradona dodicesimo uomo in campo. Sulle presenze potrebbero mancare sia il proprietario del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sicuramente mancherà invece Gerry Cardinale, che per motivi di lavoro o comunque per altri impegni non ha raggiunto Napoli. Bene, grazie Michael. Qualora ci fossero novità, sai che puoi sempre chiederci la linea. A più tardi, noi adesso ci spostiamo al Maradona, così poi entriamo sempre più in clima partita. Bene, ciao, bene. Michele. Ciao Michele. Ti saluta Gianluca Rossi. Mi piace da lo morire. Aspetti in semifinale? Chi? Se tutto va come no, si augura. Rossi è Inter-Napoli la semifinale. Però purtroppo sì, perché non accade mai quello che desidero. Ah, perché tu vorresti l'Euroderby? Stai scherzando, io lo volevo già nei quarti. Sono famelico. Tu lo volevi già nei quarti, me lo ricordo. Ma io farei carte fa... A parte che, ascolta, c'è sempre da dire se l'Inter non si suicida, perché è una squadra normale. La squadra normale, c'è, cioè, il 90... Dopo 2-0 in trasferta, bene, salvo normale. Crolli clamorosi. Siccome l'Inter non è una squadra normale, aspettiamo. Ma io, fosse per me, cioè se stasera passa il Milan... Però il Milan non è quello di gennaio, quando ha perso la Supercoppa, e l'Inter non è quella di gennaio. Benissimo, infatti vincerete facile, ma a me piace andare alle partite, però senza quelli come te. Tutta questa sicumera sul passaggio del turno, se passa il Milan io non ce l'avrei. Vabbè, tu non ce l'hai, tranquillo, no, no, tanto io c'ho già il colpevole, questo come dice Çalhanoğlu. Sì, io c'ho già il colpevole. In teoria, un attimo, non succede. In teoria tutti penso che... siamo d'accordo nel valutare come no, valore assoluto il non Napoli si può dire. No, non si può dire la squadra italiana più forte quest'anno, no, sì, no, in campionato non è d'accordo. Io nella data e ritorno di Champions League, fossi interista, non vorrei, cioè non è che preferisco il Milan, per me sarebbe complicato sia con il Milan che con il Napoli. La tua opinione invece, secondo me col Napoli io esco, sentiamo la tua che conta sicuramente di più. Per me sì, certamente più della tua. Col Napoli vabbè, io esco, conta di più la, ma infatti opinione. Ognuno senta chi vuole, ma sono libero di dire che lo desideravo già ai quarti, non l'ho avuto, è ai vero, quarti. Questo è vero, me lo ricordo, drammaticamente Gianluca è sempre stato un tifoso temo, dell'Euro. E drammaticamente temo che non lo avrò neanche in semifinale. Bene.
Ecco, comunque, in ogni caso, se ma anche poi metti ci fossi e perdo, esci, bene, esco, non ti vedo bene, perché poi col Napoli invece sarei passato. Io no. Lo dico per te. Ma tu, ascolta, occupati delle coppe minori. Te, ma non ti preoccupare, guarda, sono 35 guardi, anni che ho salute, malgrado voi due. No, ma qua uno non è libero, questi vivono nella Romania di Ceausescu. Ma infatti il tuo coraggio, uno non è libero coraggio, di dire, buone. Io voglio il derby. Infatti, se muoio nel derby, sono contento. Perché devo dire che Gianni penso Sandré, cioè dice la sua, ma non si può maniera. Qua non si può, non si può, però anche gli altri ti ho solo detto ma che tutta questa sicurezza se poi esco ti ho anche detto ho già previsto, siccome col Napoli io esco sicuro, scrivi col Napoli io esco sicuro, invece con i rossoneri magari riesco ad avere una possibilità, una su 100 di andare avanti. E se andrò fuori c'ho già il colpevole belle pronto. Inzaghi. La testa di Inzaghi. Tanto è già sul piatto praticamente, certo, quindi non certo. È che c'è molto da staccare dal resto del corpo, così con questa immagine pazza. Certamente se andassero al derby col mio atteggiamento, quelli che vanno in campo, sarebbero meno possibilità di perderlo. È vero, invece devo dire che, però, devo dire che l'Inter... In realtà nelle partite a eliminazione diretta le ha preparate sempre bene, Inzaghi no, già ma lì è la merito Lazio. Dei giocatori. Lì è merito dei giocatori. Quando si vince è merito dei giocatori. Questo quando però si abbiamo perde, già affrontato ieri con Caroni, il discorso andrei oltre, resterei invece... Sì, per Caroni è sempre colpa di quello che non gioca. I giocatori ti direbbero, cosa c'è da preparare in un quarto di finale di Champions? Di così cervellotico che serve il grande allenatore? Cioè non è più difficile... Quindi gli allenatori che vincono la Champions in realtà valgono meno rispetto a quelli che fanno quelli che vincono la Champions in campionato non arrivano sesti, di solito, Cioè poi perché tu dici che la competizione in sé fa preparare le sfide da sole. Di solito noi quante volte diciamo il grande allenatore è quello che è bravo a motivare un gruppo anche in una gara non di cartello. No, però potrei girarla. Il grande allenatore non è nemmeno quello che vince il campionato e mi esce con lo Shakhtar. Ma infatti, per me, Champions. Nessuno dei due è un grande allenatore. Ah, beh, allora se te sei più sebrauti. Allora, no, sentiti d'accordo. Al mondo. No, allora, al mondo siamo in io sul fatto che sia bravo l'allenatore solo se batte le piccole. No, non bravo, no, cioè, grande. Cioè il grande ma si può allenatore, uscire dall'allenatore, scusate, ma si può parlare in delle squadre, la grandezza di un allenatore, ma si può parlare di chi va in campo? No, sì, non si può più. Adesso ne parliamo anche di quello, magari parliamo più delle squadre e poi parliamo di questo. Sarebbe bello, cioè, sarebbe e bello. Ma devi dire i tuoi giocatori. Prima o poi il tempo c'è, devo andare in pubblicità, perfetto, quindi ne parliamo in ogni caso dopo. Vai. Bentornati nella nostra riunione di redazione. Allora, dicevo, per chiudere, so che ti annoia, però vabbè, parliamo no, anche di allenatori. Ma mi piace da morire. E poi passiamo alle squadre, torniamo su Napoli-Milan. Perché devo parlare di un dicevo allenatore dicevo che alla fine però licenziato? La grandezza degli allenatori, mi pare, che poi la facciano queste partite, secondo questi risultati. Cioè, alla fine Allegri certo. Diventa grande quando porta la Juve in finale però, di è vero, però allo Champions stesso League. Tempo... Cosa faceva? Certo. Cosa? Vittoria campionato e vittoria Coppa Italia. Cioè, hai capito? Sì, allo stesso sì. Tempo beh, Ancelotti ha vinto più Champions che campionati, eppure è un grandissimo allenatore. Certo. La squadra non conta, la squadra che aveva Ancelotti ovviamente è più o meno uguale a quella no, che aveva. No, ma infatti per me cioè, anzi, ha maggior ragione, allora dovrebbe essere più scarso, perché aveva la squadra forte, ha vinto solo le coppe e meno i campionati. Ma infatti, quando si cioè, parla... invece passa per essere, e giustamente, secondo me, un grandissimo allenatore. Lo so che tu ti innervosisci e tra l'altro sei pettinato come Zanetti, non voglia Dio che ti spetti. È un'aspirazione di Elisir di... Esatto. Non voglia il Dio che con la mia affermazione io ti faccia arrabbiare. Guardiola, 38 semifinali di Champions, due Champions vinte. Sì. Secondo me ha fatto meno di quello che doveva fare. Però 13 perché se io vado in 15 anni non riesco poco. A finire un concetto. Vai, senza vai, finisci. Aver sto rompi. Io non ho mai visto uno che ha avuto a disposizione il materiale umano che ha avuto Guardiola. È vero. Secondo me di Champions avrebbe dovuto vincere. Quanti erano prima qua? 6. Ne ha vinte 2.
ciò non toglie che Guardiola passa per un genio assoluto. Sì, certo. Nel senso che secondo me il grande allenatore viene fatto tale dalla squadra. Certo, certo. Questo senza, è difficile che uno prende la Cremonese e vince la Champions, no? Può essere il più bravo di tutti. Però può succedere, nel mondo succede tutto. Detto questo, se a Guardiola danno i migliori, forse pensano che lui stia tra i migliori. Bravo. E penso anche che lui ha avuto la fortuna di partire pronti via, o anche la bravura, avranno visto qualcosa in lui per dargli il Barcellona di Messi in mano. Stamattina discutevamo. E se non ci piace Guardiola, penso che sia difficile trovare tanti allenatori che ci possano andare bene. Stamattina discutevamo con chi probabilmente Allegri gli ha rigato la macchina, che secondo me Allegri, che ha fatto 2 anni pessimi alla Juve, secondo me domani mattina è più facile che trovi 8 milioni Allegri piuttosto che di nuovo 5 Inzaghi, no? Facciamo finta che secondo me, siccome la gente del calcio non vive degli ultimi 2 anni ma guarda il know-how, la carriera, la difficoltà, ritengo che guarda, sarà facile l'anno prossimo, secondo me Allegri, ma via dalla Juve, guadagnerà uno stipendio superiore a Pioli e Inzaghi quando andranno via dal Milan e dall'Inter. Vedremo se non sarà così. Va bene, però in questo momento, per esempio, in questi 2 anni, Pioli e Inzaghi direi che hanno fatto meglio di Allegri, no? Chi? Pioli e Inzaghi in questi 2 anni. L'ultimo chi? Certo. L'ultimo, l'ex allenatore del Era questo il tema, infatti, della discussione, cioè che nel biennio Inzaghi, il paragone era con Inzaghi, che neanche lui ha vinto lo scudetto come non l'ha vinto Allegri, con un materiale umano discutibile, nel senso possiamo discutere se è più forte l'Inter o la Juve, però partivano tutte e due per vincere. Ha fatto meglio Inzaghi di Allegri. Ho capito, su questo però, mi sembra che siamo tutti poi d'accordo. Poi uno va a vedere però palmarès, non negli ultimi anni, uno vede Allegri scudetti vinti, prego. Sì, Mancini anni, ho capito, ma non valgono per la società, secondo bene, me sbaglierò. Ma non valgono gli ultimi anni. Uno ti direbbe, però, cosa che giocatori aveva Allegri e che giocatori aveva Inzaghi. Ma perché ti sei meritato di avere quei giocatori, certo, di avere certo, comunque certo. Il discorso che faccio credito. Io è lasciamo magari Inzaghi, tra 3 anni siamo qua a dire, però non era male Inzaghi che invece è riuscito ad avere poi una carriera. Ma se Come? Secondo me è già tra 6 mesi. Esatto, appena, ha ragione. Appena appena arriva Thiago Motta 2-2 con la Salernitana, era meglio che non pensa che arrivi. Magari no, Thiago Motta magari è più bravo. Insomma, rischia di riempire. Anche perché probabilmente il prossimo allenatore dell'Inter, se tutto va secondo le logiche economiche, avrà una squadra ancora più debole di questa. Però gli avrà un alibi. Nel dire alla squadra debole, esatto, e allora va bene. Distinguo, capito? Quanto dura un alibi normalmente per un novizio in un mondo normale? Un anno all'Inter, 2 mesi. Scusate, Gianluca questa mattina, e lo diceva con convinzione, diceva che anche in caso di vittoria della Champions League Inzaghi verrebbe mandato via. Cioè, a voi sembra sembra una cosa normale? Bisogna fargli una statua equestre, no? Se Inzaghi vince con la Champions League con l'Inter, giusto, lo mandano via. Fai la statua equestre e lo mandi via. Non è l'allenatore stesso volersene andare a quel punto. Beh, dopo essere stato sfiduciato. Magari un moto d'orgoglio, ma cioè, sopra questo cavallo di Leonardo che c'è. Molto bene. Metti Inzaghi se vince la Champions. Possiamo mettere in discussione un allenatore che vince una Champions League. O così come Pioli, voglio dire. Ma se si parla tra tifosi, uno che con una squadra italiana un anno vince la Champions League. Non si parla di tifosi, sto cercando di spiegare con la società, a voi probabilmente non interessa, ma che c'è chi ci parla quasi tutte le settimane. Ma si capisce da come la Marotta parla. La società ritiene che se anche vince le Olimpiadi e batte Bolt adesso, perché va Bolt da piano e lui vince, sì, ma la tua crescita sul lungo e periodo. E su questo io posso anche però d'accordo. Mi sono convinto. Posso anche essere d'accordo che non sia il miglior allenatore in assoluto, che abbia dei limiti e che magari a un certo punto uno dica non funziona, lo vogliamo cambiare. Però qual è l'alternativa? L'alternativa è uno che l'ambiente sopporta meglio. Semplicissimo. L'alternativa Claudio, scusa, adesso va bene tutto, ma uno sale in ascensore con uno che non conosce, che piano va, dice al quarto, poi la terza volta lo manda, hai capito qual è il concetto? È questo, e tu mi dirai giustamente, perché è un'obiezione giusta, sto ragionandoci da mesi,
Ma allora la società, siccome io dico che deve fregarsene totalmente di quello che arriva da fuori, perché non riesce a fregarsene in questo modo, come dico io? Perché a sua volta la società è stata morsa, non come il tifoso auto ogni tre minuti, ma la società è stata addentata dal dubbio, il peccato originale dello scudetto perso l'anno scorso, e una tale, come dire, dicotomia di rendimento tra campionato e Champions che non ha precedenti. E poi magari la società ha anche il giocatore, più giocatori che ti chiamano ogni volta e dire: oh, direttore, guarda che finché c'è quello lì noi non vinciamo. Beh, questo sarebbe molto grave, però. Io non so, è una roba più da Moratti. Non ho detto che hanno ragione, fanno bene. È una roba più da Moratti. Ma non mi stupirebbe quello che accadesse. No, Matteo, è molto più semplice. Vogliamo dire le cose come stanno. Anche alla società fa comodo scaricare i suoi errori di mercato, di valutazione, il ritorno. Fa comodo a tutti che il capo espiatorio sia lui. Comodo a tutti, fa comodo ai giocatori che non si impegnano. Finisce il parafulmine se va via. Ho capito, tanto c'è il prossimo. È una cosa nuova all'Inter. Viviamo, siamo Benjamin Franklin, inventò il parafulmine. Secondo me l'hanno inventato all'Inter il parafulmine, guarda cosa ti dico. Va bene, adesso torneremo anche sull'Inter, però diciamo oggi gara da brividi comunque tra Napoli e Milan. Volevo sentirmi un po' tutti su cosa vi aspettate di vedere. Jessica lo vedrà insieme. Sì, io lo vedrò insieme ai nostri telespettatori, esatto, a partire dalle 20 e vi accompagneremo verso questa grande sfida che, come diceva giustamente Stefano, ha il vantaggio per i rossoneri di quel risultato che avrebbe potuto essere chiaramente più rotondo, sì, più ampio, vista anche l'inferiorità numerica che subiva il Napoli, quindi un po' di rammarico io immagino ci sia nell'ambiente Milan, soprattutto perché vai a giocare a Maradona, chiaramente se fossero stati i campi invertiti tra andata e ritorno forse staremmo parlando anche di una cosa diversa. Abbiamo visto anche il clamore suscitato nella serata di ieri, i tanti tifosi che hanno cercato in qualche modo di disturbare il sonno, poi Cuomo ci dice le camere erano insonorizzate, quindi non ne hanno risentito, però insomma fin da Napoli-Stoccarda quelli del Napoli provarono a fare sta cosa, c'erano già finali di UEFA 87 quelli dello Stoccarda che avevano scelto l'hotel con le camere insonorizzate, quindi però, francamente sta roba molto colore, chiaramente scenderanno in campo al Maradona e troveranno una molgia, questo mi sembra abbastanza evidente, però il Milan ha dimostrato di essere abbastanza maturo per poter affrontare una squadra del genere e una partita del genere, quindi diciamo che i presupposti ci sono, dal non punto bisogna di vista mentale in questi anni effettivamente Pioli è riuscito a tenere la squadra tranquilla, sempre abbastanza sul pezzo, serena, anche nei momenti di difficoltà, nei momenti di tensione, quando si è alzata un po' la pressione l'anno scorso per esempio, forse cioè, quest'anno no, però quest'anno no, quando ha fatto quel filotto, insomma, era 35 di 6 punti partite dal Napoli, di fila, ragazzi, cioè adesso perse, però dove... le partite di Champions sì, cioè in campionato è un discorso diverso, è vero, ma perché ieri la Champions non c'era, era ferma. Avevi fatto, hai giocato a Riyadh malissimo e poi in campionato penso che andare di notte anche in Coppa Italia esci col Toro e che in girone casa. C'era al Milan, no? Ma vogliamo scherzare? No, il girone era abbastanza facile, insomma, cioè prendeva il girone dell'Inter a quello del Milan. No, dai ragazzi, cioè, però, vogliamo ridere, cioè ridiamo. No, però per esempio la squadra anche l'anno scorso ha giocato l'unica partita che gli riconosco, l'unica partita che gli riconosco Tottenham quest'anno, Tottenham, più forte il del Tottenham Porto, che no? Però, e lo dico anche io per il Porto e per il Benfica, onestamente ci siamo preoccupati più, cioè se becchiamo il sorteggio che hanno beccato City, Real, Bayern, Peresia, siamo tutti a casa da mo. Quello sì, però adesso invece invertire totalmente che Tottenham e Porto e Benfica sono squadre, no non sto dicendo noi abbiamo anche provato perché noi comunque siamo questi, no? Cioè, Tottenham qua. Non è che siamo il Tottenham, non siamo nel Bayern, ma nel io City. non voglio sminuire perché è un grande risultato, cioè per esempio il Milan stasera secondo me deve fare l'esatta partita che ha fatto a Londra, cioè 1-0 all'andata, cioè deve fare la fotocopia di quella partita lì, però non prendetevela se vi dico che secondo me onestamente il Benfica, io poi l'ho rivisto varie volte, noi l'abbiamo trovato, fermo restando i meriti dell'Inter, l'abbiamo trovato in serata no, quella serata era no, Gio Mario che fa quella roba lì alzando il braccio in area non è una cosa che ho visto molto ma quest'anno. Ma volte diciamo la Champions no, per carità di momenti, sì, anche il Napoli di oggi non è quello di novembre. Esatto, però è normale, però secondo me il Napoli di oggi può bastare, secondo voi no.
Però per carità di Dio, se il Milan fa la stessa partita, anche perché mi dà l'idea di essere squadra che riesce a gestirlo bene, se avesse vinto l'Inter 1-0 sarei molto più preoccupato, cerca di capirmi, cioè secondo me l'1-0 con l'1-0 l'Inter di questi tempi corre dei rischi enormi. Quello che sta dicendo Claudio, invece Spalletti quando è così sotto pressione, come reagisce con la squadra? Va più in tilt. Vediamo. Un po' più in tilt. Può essere. Secondo me passa. Lo vedremo poi questa sera in campo. È vero che, come diceva Jessica, la gara d'andata per il Milan poteva essere ulteriormente. Beh, col 2-0 ti poteva col 2-0 ha avuto, sì. Cioè, come occasioni ha fatto meglio il Napoli, sì, però il rammarico di essere stato in 11 contro 10 per 20 minuti e non aver fatto un gol. No, non aver fatto un tiro, scusate, diciamola tutta, non aver fatto un tiro, perché io gli highlights 10 contro 11 dal 75esimo di Anghi Se ci sono solo azioni del Napoli, tra cui il miracolo di Magnan su Di Lorenzo, un altro colpo di testa alto. Il rammarico del Milan deve essere quello che dal 75 al 95 sono comunque 20 minuti, per carità, non è tantissimo. Tu hai rischiato ancora più il pareggio che il raddoppio. Sì, mentre a Londra, secondo me, hai fatto il 2-0. Mentre col Milan invece tu eri stato c'è più stato continuo. Righi, se non sbaglio. Tu eri stato più continuo, sì. Ha avuto la palla per. Ma anche là, sì. Anche là loro sono stati. Cioè, il Milan poteva segnare a Londra, più del Tottenham. Ma comunque vedremo. A livello di formazioni, scelte, tattiche, c'è poco. Beh, io non cambierei niente, come non cambia niente, nel senso che una volta li hai battuti 4-0, un'altra volta comunque hai vinto, cioè cos'è che devi cambiare? Obiettivamente sono loro che devono cambiare qualcosa, infatti rientra Osimhen, tutto confermato, la formazione è quella che ci ha detto prima Michael e... Anche perché mancano due pezzi importanti al Napoli, una parte di spina dorsale. Diciamo. E Anguissa, che sono due giocatori che... secondo me sarebbe stato meglio per il Milan un Napoli con Kim e Anguissa e non con era quello dell'andata, però è vero che mancano due giocatori. Secondo me era meglio anche se era fuori Carasveglia e anche Osimhen. No, dico, secondo me era meglio. Sì, anche se mancavano i due portieri, se mancava quello. Magari anche Di Lorenzo. Vabbè, ho capito. Va bene. Invece da noi rientra Otamendi, ragazzi, il grande assente dell'andata. Otamendi è uno che in difesa. Ma tanto ormai i buoi sono scappati. Cioè, i buoi li hai già fatti. E i buoi, ho capito, però se. Quindi... Ascolta, posso dirti che se gli faccio un gol sono ulteriormente tranquillo. Ditemelo adesso. Andare avanti in Champions vuol dire non qualificarsi alla prossima Champions? No, mi rifiuto di rispondere alla domanda. Per chi? Per Inter e Milan? No, tutte e due fuori no. Ma una delle due secondo me ci rimane. Naturalmente noi, Te lo sto dicendo. Non è detto. Sì, so già. No, non è detto perché poi. Però posso dirti, non è neanche giusto. Cioè, è meglio andare avanti in Champions League. Siamo penso tutti d'accordo, no? Se no è un gioco al. Voglio qualificarmi in Champions per poi uscire presto l'anno dopo. A livello sportivo sì, a livello economico non so se tornano i conti. Non tornano. Beh, e soprattutto ti pregiudichi il ranking di due anni, quindi poi non ti lamentare. Se tu avevi se messo in preventivo di arrivare agli ottavi, adesso sei già arrivato in semifinale, hai guadagnato un po' più di milioni. Sì, la differenza non è così clamorosa. Francamente tra quarto posto e semifinale Champions scelgo quarto posto. Ma non lo scelgo io. Se tu avessi venduto Skriniar... già gli incassi ma tanto non... della Champions ti eri qualificato in Champions tanto non andavano ma... sono 60 milioni che ballano tanto l'idea visto che stiamo parlando di sport e di partite è quella di poter vincere, quindi è meglio avere il sogno di vincere ma la Champions piuttosto di uscire per vincere un quarto comunque posto, ragazzi no? Il conto è molto semplice. Pensa che a livello sportivo, scusa, la semifinale vale 30 io sono milioni con scusa Stefano. La semifinale vale 30 cioè, milioni se tu hai l'opportunità di andare avanti sì, vinci una coppa sì però vale 60 milioni l'anno prossimo se tu fai come lo Sheriff entri nel girone le perdi no lo Sheriff ne va addirittura due facciamo finta che tu entri nella prossima Champions fai 6 partite e le perdi tutte prendi circa 52 milioni. Quest'anno, se tu vai in semifinale rispetto ai quarti, puoi aggiungere 24 milioni. Attenzione, è 12 e mezzo in realtà. Io dico 24 milioni perché considero già i successivi incassi e ai market pool. Quindi non c'è paragone, cioè andare nel quarto posto, capito, sono 60 zucche. Ma a livello sportivo, di uno sport, non di un ma a livello sportivo ti arrivo a dire, Gario, preferisco vincere l'Europa League che fare semifinale di Champions. No, perché almeno di alzo il trofeo e gli sono qualificato esatto. Al Champions. Però cioè. E poi è un'altra partita di supercoppa. A livello economico non ci sarebbe gara.
meglio andare meglio in semifinale di Champions, però meglio lo sport. Però non lo so, ma perché scusa, se fai se vinci l'Europa League è un'altra partita, perché dobbiamo andare anche da Alfio, sì, che sì, è stata la conferenza di Simone Inzaghi. C'era Simone Inzaghi oggi, era ancora lì? Sì, per ora è lì. Torniamo subito. Bentornati, siamo già collegati con Alfio Musmarra. Ciao Alfio. Ciao a tutti. Allora, novità da Piano Gentile, quali sono? Inzaghi cosa ha detto? Allora, intanto la squadra in campo. Partiamo subito con le ultime in tempo reale. De Vrij si sta allenando a parte. Si spera di averlo, recuperarlo almeno per la panchina. Se vi ricordate, è uscito nel corso della partita con il Monza per una specie di distorsione alla caviglia. Io sarei ottimista sul suo recupero, si sta allenando a parte all'interno, ma potrebbe farcela. Non ci sarà sicuramente Skriniar, perché ancora non sta bene. Per quanto riguarda la formazione, ma scusami un attimo Alfio, ti fermo solo un secondo, perché Skriniar sta diventando un punto di domanda gigantesco, cioè c'è male. Quando si pensa che possa tornare, o se si pensa che possa tornare a giocare all'Inter a questo punto? Guarda, io credo che in questo momento c'è una semifinale di Champions da centrare. L'Inter sta affrontando una Champions League meravigliosa senza Skriniar. Contro il Benfica fuori casa Skriniar non c'era, e credo che la squadra, questa cosa non si dice mai, ma io credo che se tu mi avessi chiesto alla vigilia delle partite di Champions importante come fai a giocare senza Skriniar, io ti avrei detto sono disperato. Oggi con Darmian in quella posizione non stiamo sentendo la mancanza di Skriniar, e credo che anche questa sia una notizia. Sì, sicuramente. Dicevi, scusami, ti ho interrotto, per il resto delle scelte. No, guarda, per quanto riguarda la formazione, dietro è tutto abbastanza scontato con Darmian, Acerbi e Bastoni, ovviamente un'ana tra i pali. Centrocampo con Dumfries e Di Marco esterni, Barella, Brozo e Mkhitaryan, con Dzeko, Lautaro Martinez in attacco. Per quanto riguarda la formazione sono due i grossi dubbi. Uno è Brozo Çalhanoğlu, perché Çala è appena rientrato con il Monza, non sembrava meglio delle condizioni, il mister ci sta pensando. Se farlo partire dalla panchina, Çalhanoğlu chiaramente partire con Brozovic, perché Mkhitaryan è assolutamente insostituibile. E l'altro dubbio che sta come dire emergendo nelle ultime ore è Lukaku, perché insomma sembrava scontato che tornasse Dzeko dal primo minuto, considerato che è partito fuori con il Monza, ma in realtà diciamo che nelle ultime ore le percentuali di una sua presenza in campo stanno aumentando in maniera consistente. Quindi Lautaro sicuramente titolare, al momento diamo Dzeko, ma occhio, perché non escludo che poi alla fine il mister possa sorprendere tutti e far partire Lukaku. Ad oggi diamo la coppia Dzeko-Lautaro, ecco, diciamo così. Una conferenza stampa, devo dirti la verità, era tanto che non andavo ad Appiano Gentile, ho visto un mister un po' sottotono, non dico dismesso, poi i colleghi che sono sempre lì mi dicono che in realtà è sempre così la conferenza stampa, però ho avuto la percezione, cioè nel momento in cui ti stai giocando l'accesso a una semifinale di Champions League con grande merito, e non dico che mi aspettavo un tecnico combattente col coltello tra i denti, però insomma un allenatore che magari rivendicasse un po' questa cosa, e invece mi è un po' mancata come garra, ecco, da questo punto di vista. Invece, scusami, a proposito di garra, secondo alcuni siti hanno riportato il fatto che ce ne fosse un po' troppa in allenamento, nervi tesi tra... No, tra chi? Onana e Brozovic. Ci sarebbe stata un'entrata molto dura di Onana sul giocatore, che ha reagito prima apostrofando il portiere verbalmente, poi spintonandolo tanto che i compagni li avrebbero dovuti dividere. Così riportano diversi siti, effettivamente. In questo caso stiamo vedendo calciomercato.com. Sì, ma c'è stato un intervento, ma credo che nel momento in cui lo fai anche davanti agli occhi delle telecamere, insomma, credo che anche molto sia un po', come dire, non dico fatto apposta, però
anche l'altra volta sembrava che ci fosse stato uno scontro fratricida tra, se vi ricordate, Lukaku e Barella, e poi alla fine i due scherzavano. Questa volta c'è un po' di tensione in più, anche perché, ragazzi, questo è un accesso a una semifinale importante, ma non ingigantirei, ecco, troppo la situazione. Va bene, va bene. Quindi il dubbio è tra Dzeko e Lukaku. Tu chi faresti giocare? Ma se tu chiedi a me, io ti dico che faccio giocare sempre, sempre Romelu. Vorrei aggiungere soltanto una cosa, perché sì, secondo me è forse la cosa più interessante della conferenza stampa. Una collega portoghese ha chiesto al mister, lei può arrivare tra le prime quattro in Europa, eppure in Italia si dà per certo il suo addio alla fine stagione, addirittura l'esonero in caso dovesse passare il Benfica. E secondo me Inzaghi ha risposto e non ha risposto, o meglio, ha risposto un po' a metà, perché dice: io non penso che sia una cosa strana, ma qui all'Inter è così. Se vai a vedere, era già così prima della partita col Barcellona, quindi nella fase a gironi. Poi col Porto fa: ma non c'è problema, fa, meglio che attacchino me, che lasciano tranquilli i ragazzi, o in campionato il percorso è insufficiente, abbiamo avuto dei problemi, ma in campionato c'è ancora margine per recuperare. Qui sì, un po' dice non dice. Sì, in effetti è vero che ricorderete, Inzaghi si era parlato di Stankovic, no? Ai tempi ancora della qualificazione Champions, poi dopo aver eliminato il Barça invece le cose erano un po' cambiate. Prima del Porto la domanda è stata pertinente, perché la domanda è all'attualità, nel senso, tu adesso sei quasi tra le prime quattro d'Europa, ai tempi eri nel girone, sì, stavi andando male in campionato, diciamo, ci può anche stare, no? Adesso sembra essere un paradosso, sei tra le prime quattro d'Europa, io credo, e sembra essere certo il tuo premesso addio. Che io trovo ingiusto la valutazione che viene data ad Inzaghi e l'idea di mandarlo via, perché i risultati, tutto sommato, è vero che ha perso 11 partite in campionato e quello resta, però credo, per fare un po' l'avvocato del diavolo, che l'idea di un percorso così comunque positivo in questa fase sia molto legato al sorteggio. Cioè, se sì, fossero stati dei sorteggi diversi, altri, probabilmente, ma penso per le quattro squadre ma penso per Per le quattro speravo squadre che mi desse una soddisfazione. Però allora dovevi essere anche per un altro allenatore, magari, per visto il valore di della quella squadra. Parte no, lì. Io sto dicendo che anche con un altro allenatore, secondo me, non si poteva fare più di così in Europa. Per forza sei ancora dentro. Sì, cosa no, ho capito, ma voglio dire, secondo vabbè, certo, me con Conte non facevi meglio, no, visto che ha sempre fatto peggio. Appunto, con Conte potevi anche fare sempre fatto peggio. No, però sarebbe, magari non passavi con Barça sarebbe, e Bayern. Invece magari probabilmente, perché io voglio dire, questa è una squadra che secondo me è, proprio perché è immatura, è inaffidabile, è mentalmente non professionale. Veramente sono quelli che: oh ragazzi, è la partita di cartello, e allora giochiamo. Ah no, è la partita così, e allora non giochiamo. Poi ognuno la risolve, e no, da fuori deve essere il capo che ti dà la bastonata. Io ho la presunzione di pensare che gente strapagata che chiede aumenti, eccetera, dovrebbe, anche se l'allenatore, chiunque, dice pimpi ripettenusa, io devo avere una professionalità. Allora, anche sono, per una sorta di se sono amore è un problema, te stesso, no? Cioè, dimostrare. Infatti, se parliamo di immaturità, hanno più di 30 anni tutti. Tutti, cioè, magari senso, no, quasi tutti, non è che è una squadra giovane l'Inter, è una squadra che ha la sua età, 30 anni con le gare, Lukaku non è giovane, Dzeko non è giovane, vabbè, ma Dzeko va via, Brozovic non è giovane, Lukaku non è nostro, Mkhitaryan non è giovane, Darmian non è giovane, per età media tra quelle rimaste in Champions è la più vecchia, Per forza, cioè ti ha, perché non c'è Ibra iscritto alla lista, se no tirava su tutto. Grazie Alfio, se non c'è altro ti saluto. A voi, ciao ciao. Grazie, ciao. Grazie ad Alfio Musmarra. Vogliamo un attimo in pubblicità, poi torniamo. Vi faccio commentare ancora quello che arriva, insomma, da Piano Gentile, ma anche le clamorose parole di Paul Pogba. A tra poco. Bentornati. Allora, dicevamo, Lukaku, Dzeko come dubbio. Io in questo parto momento con Dzeko. Tu partiresti con Dzeko? Sì, però anche perché è bello, io e Alfio, noi siamo una bellissima democrazia, non siamo belli allineati come tutti
se uno dice rosso nero, si parte col giro, si parte col giro. Sì, chi, ma sei ossessionato però dal Milan. In realtà volevo vedere se li sveglio. No, noi, no, vabbè, Crone, adesso non fare il solito gruppetto dell'elementare col cestino. Ho fatto una battuta a Stefano. Ho fatto una battuta a Stefano, ma era tranquillo, domani non ci sono, vai avanti. Vai, vai con monologo, vai. Io dico che secondo me è meglio partire con Dzeko. Perché per la partita di gestione che deve essere è meglio partire con Dzeko e quindi partire a Lukaku. Difende più palloni magari nella gestione. Ma perché il professore non segna dal 18 gennaio, cioè io non posso credere che non segna. Aveva fatto un grandissimo girone di però Champions. Anche tatticamente invece a differenza dell'andata il Benfica magari partirà subito forte sul contropiede sbilanciandosi, forse Lukaku non è un'idea così. Sì, peccato che Lukaku vada due all'ora, ecco, quella di lo so, però pensandolo in profondità penso più a Lukaku. Forse dipende anche da come ti immagini la storia della partita, esatto. Perché se ti immagini più una fase in cui tu devi gestire e non far vedere loro palla, se invece cerchi di lasciare un ti chiudi un po', lasci a loro l'iniziativa, Benfica, forse. Se uno guarda le partite del Benfica non è una squadra che parte ventre a terra. Cioè io non mi aspetto. Sarà... Allora, secondo me loro soffriranno un po' l'impatto di San Siro, secondo me fa. Cioè io fossi uno del Benfica che vedo quella notte lì, cioè con tutti e comunque comincio a ragionare. Cioè loro sono una squadra di ragionatori, cioè sono io che dico vediamo che cavolo fanno loro e poi a un certo punto salgo io, avanzo il baricentro di una ventina di metri. Per quello che secondo me potrebbe essere più utile all'inizio Dzeko, perché secondo me ci sarà una... Io mi sbaglierò, ma secondo me potremmo arrivare anche al riposo sullo 0-0. Cioè io me la figuro così. Cioè nel senso molto... Sì, loro aspettano di darti tutta... L'Inter di quattro attaccanti... Se fai un gol nel primo tempo... Non ce n'è Roma. Uno che sia una garanzia no, dei però totali, se tu fai il gol alla Gossens, no? Cioè apertura di Dzeko, Gozzi, adesso non c'è Gossens, però c'è Di Marco, cioè... Se tu mi fai una roba del genere, che magari vengono da dietro i centrocampisti e la mettono a segno, magari è una buona cosa. Non lo so, io me l'aspetto molto tattica. Non mi pare che il Benfica sia la squadra che parte, entra a terra, boom. Loro ragionano. Sì, sì, sai cosa, questi però il 2-0 agitano. Un po' ti condiziona. Cioè non è che puoi stare compassato per però io, 40 io, minuti. Io fossi Schmid, l'allenatore del Benfica, parto piano e vedo cosa facciamo noi. Approfitto magari che cominciamo a sbagliare no, due o tre gol, condiziona. Che è classico nostro, e poi comincio ad avanzare il baricentro, hai capito? Un boom, boom. Condiziona. Non lo so, cioè loro oh, ma conterà qualcosa, a parte il 2-0 dell'andata, conterà qualcosa, siccome mi hanno parlato di Dalus, che ti lascia a bocca aperta, ma credo che anche, beh, San, anche Siro, San Siro avrà in certe suo, notti spinge, porca miseria. E l'Inter comunque, come diciamo prima, non ha giocatori proprio... alle prime armi si pensa giocano. Che possano saper di cartello, domani anche giocano. Un po' reggere l'urto, poi il calcio è la pressione, insomma, è sempre imprevedibile, favoriti però, in questo ritorno, insomma direi che il dato che vedevo oggi a proposito di parlando di attacco, che se non ricordo male il 4% dei tiri che fa Lautaro è gol. Cioè il 96%. Ma questo ultimamente, però, giusto nelle ultime sì. partite. No, beh, però è vero, cioè se ci pensi, Lautaro è un giocatore che comunque va spesso al da tiro. Da sempre? No, da sempre non so. No, adesso... da sempre no, mi no, sembrava ragazzi. Che fosse. No, però ci sta, nel senso che è un giocatore che anche quando lo vedi in giornata no. Comunque no, lui da tiro. Sempre ha avuto dei da marzo periodi... segna il 4% dei tiri tentati. Io mi ricordo che c'era una partita, tu dovresti ricordarti perché sei tu il nostro graficomane. C'è stata una partita che io ero rimasto a bocca aperta perché c'era primo tempo, sai quando facciamo quelle personalizzate? E c'era occasione da gol Lautaro, solo primo tempo 5. Realizzate 0. Esatto. No, ma la squadra ne aveva fatte, fa conto, 6... e 5 Lautaro e il risultato era, ma mi pare forse con la Fiorentina. Beh, forse con la Fiorentina. Il fatto sta che lui è vero che storicamente ha momenti appare di grande scompare. Realizzazione e momenti lunghi sì. di stop. Siamo a 7 senza, eh. E ho poi puntato. Di solito dopo che si sblocca ricomincia. Forse anche la serie più lunga. Credo che sia anche psicologica. La serie più lunga mi diceva no, Schira, sì. Ma io ho dei dubbi su questa. La serie più lunga senza segnare fu 11, però 2 anni fa.
invece di solito è adesso. Non era da Salerno a Salerno, dalla Salernitana alla Salernitana della stagione? Allora è quella stagione? Lì, e 11 sono? Secondo me sì. Non lo so, perché anche l'anno scorso era sfalsato, no? Non era sfalsato anche l'anno scorso, andato e ritorno? Sì. Non lo so. Però siamo a 7, di solito lui dopo 7-8 torna. Beh, allora torna per il rush finale, quello decisivo. Per il derby. Ma speriamo, che, derby. No, speriamo che torni con l'Empoli, ragazzi. Cioè, onestamente, se devo proprio essere. Cioè, stasera, francamente. Quando riparte, poi non si ferma più. Può ripartire domani. E... Sì, no, però, francamente, con l'Empoli. Io ho più paura dell'Empoli. Che non segnare. Sì, no, è vero. Ho più paura dell'Empoli. Va bene, va bene. Invece volevo portarvi anche sulla Juventus, frasi di Pogba. Sì, questo racconto che ha colpito, sì, definiamolo così, perché lui dice che l'estorsione, ricordiamo quella familiare, soprattutto del fratello, ha influito sugli infortuni e sul suo recupero. Cioè, secondo lui è stato proprio questo all'equipe che ha avuto un grande impatto sul suo corpo e sulla sua salute, influenzando il suo recupero appunto dai problemi fisici che ha subito nel corso dell'ultimo anno. Può essere tu, cioè io ci vorrebbe un medico che ti dice sì, sai, uno stress forte, una somatizzazione di un evento ti può portare anche ad avere infortuni muscolari, eccetera, eccetera. Può essere, per carità, è legittimo. Di sicuro non era tranquillo, questo è chiaro. Sicuramente, quello che lui ha vissuto lo ha impattato, questo ovvio, sì, sulla sua vita. No? Il legame con l'infortunio... Però quello che mi chiedo io non lo so. Quello che mi chiedo io e che voglio chiedere anche a Matteo, cioè la Juventus, tutto questo, no? Perché non stiamo parlando di qualcosa che è successo dopo il suo arrivo alla Juve, stiamo parlando di qualcosa che è successo prima del suo arrivo alla Juve. Tutto questo forse anche la Juventus, diciamola, un po' sottovalutata, o comunque non l'ha considerato come invece adesso lo considera Pogba da queste dichiarazioni. Cioè, comunque era un giocatore che era fuori da tanto, che aveva questi problemi extra campo. Quindi, ecco, la Juventus, chiaro che ormai è in rosa, ce l'ha. Io da fuori mi sembra un po' una scusa, devo essere sincero. Beh, però dai, un po' pesantino. Che a livello morale lui sia stato colpito e ci mancherebbe altro, quello sicuramente. Secondo me però il legame con gli infortuni è più colpa sua. Cioè, francamente, per come ha gestito il problema famoso al menisco del 25 di luglio, quando si è fatto male, ha voglia di dire poi che colpa del fratello, per carità, può essere, però insomma lì la frittata l'ha fatta lui, ha voluto seguire lo stregone e non il dottore, e il risultato poi l'abbiamo visto. Quindi insomma, insomma, il lato fisico è più colpa sua, ecco. Ma adesso da qui si può ipotizzare un utilizzo però gradualmente aumentato, sono stati incoraggianti, no? Se lui non ha dolore, sì, certo. Se lui non ha dolore, l'ha detto anche a Deri, piano piano andremo ad aumentare il minutaggio, cioè avevo 13 minuti, magari può farne 20, poi piano piano fa mezz'ora, magari lo fa anche partire a titolare e fa un tempo, però deve andare per gradi. Cioè, le ultime volte che lui ha fatto 10 minuti, poi non si allenava per una settimana, perché aveva male al ginocchio, e quindi si parte sempre da zero. Quindi per ora sta bene, non ha dolore, ha fatto quei 10 minuti di corso a suolo anche benino e non ha male, e domani, anzi dopodomani, sarà convocato e magari farà un altro quarto d'ora, più 20 che altro, minuti. Sai cosa? Ieri ci diceva Monblano che potrebbe Allegri decidere di escludere per scelta tecnica Vlahovic dall'11 titolare, e questa sarebbe la terza esclusione consecutiva in Europa di Vlahovic. No. O no? No, l'andata ha giocato Milik, ma quella prima insomma ha giocato Vlahovic. Sì. Lui mi sembra di aver capito. Comunque potrebbe decidere di lasciarlo fuori. Forse era o l'andata o il ritorno. Allora, l'andata ci ha giocato il tridente con Milik, Chiesa e Di Maria. Però, no, dico l'andata del turno prima, in una delle due col Friburgo, forse non c'era Vlahovic. Secondo me. Forse potrebbe Ken. Essere, che forse adesso Ken. Vada a mi sembrava che forse Ken, che tra l'altro era squalificato in campionato, non so, comunque sarebbe particolare, no? Comunque adesso devi fare affidamento ai giocatori migliori che hai a disposizione. Appunto. E
Tu dici non è... No, no, però Caroni... questo genera un caso. Io credo che la Degenet risponderebbe proprio appunto. No, sì, sì, c'era in entrambe le sfide. Infatti io mi ricordavo... Sia in andata che ritorno col Friburgo, sì. Infatti... Poi è uscito Ma andare a morire, comunque... Quindi la seconda consecutiva. Quindi sì. Sì. La seconda in Europa perché l'altra era... Sì, sì. Ma... Cioè, voi cosa fareste? Io mi spiace, ragazzi, capisco... Cioè, se tu mi dici... Non lo so, ma Milik ti ha così incantato... Milik ti ha incantato. Mi spiace, ma uno gioca con la squadra e l'altro gioca a guardare la squadra. E poi non anche lui, allora Milik non puoi farlo fuori definitivamente. Viene, ma no, ci mancherebbe. Anche perché è controproducente. Ma ci mancherebbe, ma è ovvio. Vendere comunque se lo vuoi gestire in qualche anche modo. Anche perché avrai tre competizioni, non è che non gioca più. Però già l'ultima era partita titolare insieme a Milik in campionato. Però com'è andata? No, male per tutte e due, ma male per tutti, ma quella è una gara fatta male dalla Juve in generale. Però... Cioè, ragazzi, il concetto un po' più ampio, che non sdoganiamo, o meglio, che comunque Matteo si rifiuta un po' di... A me lo stupirebbe, ecco, no, è che fanno fatica tutti gli attaccanti alla Juve. Ma questa adesso, perché nelle ultime due America ha fatto male, allora è già partito lì, vedete che... Ma non è vero. Con la nazionale è andato segnato. Non è vero, però... Milik viene da due mesi, è infortunato ed è ormai che sia un po' in cabina di rodaggio. No, dico, in nazionale Vlahovic ha segnato, però vabbè, sì. È un caso perché era contro squadre deboli. Sì, Lituania e Montenegro. Montenegro, esatto. Invece la partita della Juve di domani? Di dopodomani no, è fondamentale. Ah no, beh, lì è... Per i 15 punti. Sì, ma io so che sono poco fiducioso. Ho talmente zero fiducia nella giustizia sportiva che per me rimarrà tutto com'è. Non confermeranno i 15? Sì, io mi aspetto quello. Tutto quello che viene di diverso per me è grasso che cola. Perché davvero io mi aspetto zero. Assolutamente. Va bene, domani ci sarà questo passo, perché poi il percorso comunque sarà lungo, ci sarà il filone stipendi, ci sarà eventualmente poi un giudizio anche dell'UEFA, perciò... Sì, sì, però sai, già domani, se alla domani sera alle 19 leggiamo la classifica, la Juventus è al terzo posto con 59 punti, cambia un po' le prospettive. Poi più che altro Milan e Inter cominciano ad avere paura seria. Sì, sì, Milan e Inter vedrebbero una classifica che li metterebbe quinta e sesta, quindi fuori dalla Champions League, e quindi darebbe ulteriori stimoli a vincerla per giocare la non per vincerla in sé, e quindi a snobbare ancora più il campionato. Esatto, va bene, dobbiamo fermarci, ma si continua tra pochissimo dopo la pubblicità su Top Calcio 24. Grazie ai colleghi, grazie a chi ci ha seguito, buon proseguimento.